E ritorniamo, caro Saizu, in diretta qui dalla giornata delle idee di Mantova. Insomma, dopo aver conosciuto un po', ovviamente oggi è una giornata veramente ricca di affluenza, se vogliamo, e anche insomma di sempre interessanti. Tutti, se vogliamo, legati al sociale comunque al culturale. Parlando di cultura oggi, chi abbiamo conosciuto? Voi. Nel senso che Mantova, capitale italiana della cultura 2016. Da chi partiamo? Anno Veronica? No, Veronica, tu subito. Io guarda, allora, raccontami un pochino cosa ci fate qui. Allora, noi abbiamo le tende per promuovere Mantova capitale della cultura, il nostro piano, principalmente cartine per i turisti, promuovere per la città, con la plaza popolare, con la città del piano di promozione, e tutti gli eventi legati proprio alle Mantova capitale italiana della cultura. Una crescita personale.
proprio, e quindi voi siete volontari, ci va, per insomma essere, contribuire in qualche modo a queste, insomma, essere volontari come voi, cosa dobbiamo fare? Beh, basta contattare quello che si occupa del volontariato della provincia di Mantova, e poi non so, sicuramente ci sono delle altre, delle informazioni ovviamente un po' più abbiamo un po' di tempo, un po' per avere avuto la comunicazione un po' tardi, e poi comunque anche perché la gente, appunto essendo volontaria, magari anche se il tempo coordinato, questo tempo favorissimo, basta contattare questa centro qua e poi l'obiettivo è non cadere. Io vi ringrazio, a me Veronica, di, insomma, ci avete dato anche voi come altri ospiti di oggi e come tutti gli altri presenti intervistati, con il vostro contributo, perché anche voi insomma, in questa giornata l'idea avete avuto modo di non tanto conoscere noi, ma farvi conoscere anche altre persone, anche persone che non sono come dimandare, è veramente una bella. Vogliamo che insomma tanta gente non è amato che finalmente noi mantovani siamo tutti attiva, che è attiva, che si dà da fare, e siamo la cara lei questa settimana anche per la fare, siamo anche fuori a gestire qualche anno della vita, che non è dedicato, che lei sia quando si un po' silenzio, adesso avete più scuse, esatto, bisogna andare a Mantova, assolutamente. Detto questo, vi ringrazio di questa chiacchierata con me, e questa diretta appunto è andata sia sui canali di Radio Science, ma non solo, anche YouTube e tutti quelli che vedono collegati, e è possibile rivederla sia su Facebook, perché se non sbaglio, potrei sbagliarmi col tecnico che mi lama. Siamo presenti anche su Facebook in diretta e anche chiaramente sul podcast, che poi sai sulla parola. Quindi io vi ringrazio ancora. Grazie. Grazie. E Anna, alla prossima. Facciamo solo una.